Buonasera e ben ritrovati, questa è una nuova puntata di Non vedo l'ora, l'approfondimento di GRP Televisione. Questa sera parliamo della situazione del comparto agricolo, parleremo anche del rilancio dei consumi, parleremo dell'IVA, parleremo di tantissimi argomenti relativi proprio a questo comparto fondamentale proprio per il nostro paese. Lo faremo, ho due ospiti, il primo lo vedete, lo vado subito a presentare, Luca Brondelli di Brondello, presidente di Confagricoltura Alessandria, ben trovato. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Siamo in attesa di collegarci invece via Skype con Paolo Castellano, sindaco di Tassarolo, ma è anche vice direttore della zona di Alessandria di Confagricoltura. Tassarolo è un comune, dopo andremo a spiegare lui, siamo nelle zone di Gavi, eccetera, però andremo con lui dettagliatamente sul territorio. Io partirei proprio però col presidente Brondelli parlando, visto che il titolo un pochettino che daremo anche a questa puntata è il rilancio dei consumi partendo dal comparto dell'agricoltura, dall'agricoltura stessa, proprio sottolineando l'importanza di questo settore che a volte viene dato un po' per scontato, mentre invece potrebbe ed è una colonna portante anche della nostra economia. Ma sicuramente, io ovviamente sono di parte perché faccio l'agricoltore e sono dirigente di un'associazione agricola. Purtroppo tutti noi diamo troppo per scontato che il cibo, le cose da mangiare, il famoso agroalimentare italiano sia disponibile con facilità. Io direi che se c'è una delle lezioni che ci ha portato questa pandemia che è appena finito, questo Covid-19, è il fatto che da un momento all'altro le cose possono cambiare molto velocemente. E quindi io penso che il settore agricolo deve essere considerato un settore strategico e per tutti i paesi, anche dell'Unione Europea. Un blocco improvviso delle frontiere, se dovesse ricapitare, potrebbe portare anche dei seri problemi per il nostro approvvigionamento alimentare. Se questo non è mai successo in questi mesi di quarantena, ovviamente bisogna anche ringraziare gli agricoltori che non si sono mai fermati, come i giornalisti d'altronde hanno sempre continuato a lavorare e a rifornire i nostri supermercati. Grazie per la citazione, però va detto che senza gli agricoltori non avremmo avuto sulle nostre tavole determinati prodotti, senza i giornalisti magari avremmo avuto qualche notizia in meno, qualche aggiornamento in meno, ma insomma forse l'appetito sulla la pancia non si sarebbe comunque riempita, quindi questo era bene sottolinearlo proprio perché per dare il giusto peso anche a quello che valgono i vari settori. Chiedo, visto che c'è una proposta, se ne è sentito parlare, che è arrivata dal governo che l'ha presa in carico, in qualche maniera qualcuno del governo è favorevole, qualcun altro si oppone, adesso andiamo anche a snocciolarla per capire a che punto siamo, una proposta che parte proprio da Confagricoltura, no? Perché quando c'è stata la riunione a Villa Panfili, Confagricoltura c'era con la sua giunta nazionale, cosa avete proposto? Perché riguarda l'IVA, che è uno di quei temi quasi intoccabili, no? Nel nostro paese, ma è una proposta pratica. È una proposta molto pratica e che potrebbe rilanciare i consumi e anche dare liquidità alle aziende, che è quello che adesso serve. Noi abbiamo proposto di abbassare, almeno fino alla fine dell'anno, l'IVA direttamente al consumo per tutti i prodotti agroalimentari. È una cosa che è già stata fatta in Germania, che ha abbassato per tutto il settore dell'enogastronomia l'IVA al 9% fino alla fine dell'anno. Potrebbe aiutare i consumatori, che così potrebbero magari essere più incentivati ai consumi, perché il calo dei consumi ci preoccupa molto, visto anche la carenza di turisti che c'è in questo momento nel nostro paese, che era una voce molto importante della nostra bilancia economica. E quindi insomma il Presidente del Consiglio ha accolto favorevolmente questa proposta, penso che ci siano delle discussioni nel governo sul fatto se sia possibile applicarlo o meno. Di sicuro sarebbe una cosa di impatto immediato e di cui potrebbero beneficiare non solo gli agricoltori ma tutti i cittadini italiani. Quindi noi speriamo e continuiamo a insistere nei nostri contatti e nelle nostre interlocuzioni col mondo della politica per far sì che questa proposta possa essere presa in considerazione. Ecco, prova a spiegarla anche praticamente. Quanto è oggi l'IVA e quanto avrebbe un senso abbassarla? L'IVA è come l'IVA, parlando direttamente ai consumi, è come per tutti gli altri, se, per gli altri prodotti, quindi insomma siamo al 22, no? Mi sembra, 22%. Esatto. Se per esempio si abbassasse al 10%, ci sarebbe un 12% di risparmio che potrebbe invogliare sicuramente a prendere una bottiglia di vino in più o qualche prodotto agroalimentare in più, insomma, quindi sarebbe un vantaggio immediato
per rilanciare i consumi. Visto che stiamo parlando di vino, ricordiamo che tutte le cantine, i produttori vinicoli che lavorano soprattutto con la ristorazione, con gli alberghi, con le enoteche, hanno avuto il loro mercato, le loro vendite completamente ferme negli ultimi 3 mesi, hanno tutto il vino in cantina con la vendemmia che si avvicina e problemi anche proprio di spazio fisico di dove mettere il vino della prossima vendemmia se non riescono a vendere la produzione del 2020 che ormai è prossima. Ecco, in quel caso, visto che l'ha citato, cosa succede a un surplus di produzione che rimane lì? Succede che probabilmente non si riesce a vinificare tutta l'uva che si raccoglie nel 2020, quindi si venderà l'uva a una cantina che magari ha più possibilità di capienza. Adesso il governo ha proposto la distillazione, quindi buona parte del vino verrà distillato per produrre alcol, per disinfettare, cosa di cui adesso c'è bisogno. È stata data anche la vendemmia verde, quindi ci sarà una riduzione, quindi si stacca brutalmente l'uva dai filari e la si butta per terra senza raccoglierla, ovviamente è un peccato, però le cantine piemontesi sono mediamente delle piccole e medie imprese, quindi sono dimensionate per la produzione che hanno, poco di più. Se c'è tutta la vendemmia 2019 in cantina e la vendemmia 2020 che si avvicina, ci sono proprio dei problemi di spazio fisico, oltre che dei problemi di cassa, perché se tu stai qualche mese senza vendere, senza incassare, è un problema. Ecco, vorrei tornare sull'IVA, perché a volte le buone idee, magari guardando a paesi un po' più snelli del nostro a prendere decisioni, ma anche magari che fanno scelte vincenti, basterebbe copiarle, no? Certe idee. Ne parlavamo fuori onda con il presidente Brondelli, in Germania il taglio dell'IVA è già avvenuto. I tedeschi hanno già deciso questo taglio dell'IVA per tutto il settore agroalimentare. In più la novità è che il ministro dell'agricoltura tedesco, che è una donna, assieme al suo collega austriaco, che è una donna pure quella, quindi ogni tanto le donne sono più coraggiose nelle decisioni importanti, hanno fatto una conferenza stampa dove hanno detto chiaramente che il settore agricolo è un settore strategico e che al momento la percentuale di autoapprovvigionamento dell'Unione Europea è troppo bassa. Questa pandemia, che tutti ci auguriamo sia ormai in via di conclusione, ha dimostrato che è troppo pericoloso. Ormai l'Unione Europea ha un autoapprovvigionamento che arriva a poco meno del 70%, le scorte dei prodotti fondamentali come i cereali, come l'olio d'oliva, come il latte per l'Unione Europea sono per poco più di 43 giorni, quindi se dovesse per assurdo esserci una pandemia che blocca tutte le frontiere, avremo del cibo per 43 giorni ed è un po' poco. Forse questo le persone non lo sanno, no, io non lo sapevo prima di approfondire proprio con il presidente. Pensate, ci dovesse essere un altro lockdown, un blocco, un'emergenza, eccetera, ad oggi l'Unione Europea ha 43 giorni di scorta di cibo, dopodiché scatterebbe davvero l'allarme. Scatterebbe questo l'allarme. Va spiegato anche alle persone, perché assolutamente, noi abbiamo per scontato che gli scaffali sono sempre pieni, come se le cose nascessero sullo scaffale, ma non è esattamente così. No. E 43 giorni, calcolando quanto siamo stati fermi soltanto qualche giorno fa, fino a qualche giorno fa, insomma, sono pochi. Sono pochi. È un problema che bisogna cercare di affrontare. Ormai in Europa chiedono agli agricoltori sempre più sostenibilità, sempre più qualità delle produzioni, perché molte cose ormai conviene comprarle all'estero, in paesi che hanno altri standard qualitativi molto più bassi dei nostri, hanno costi molto diversi, basta per pensare a cosa costa un operaio agricolo anche solo in Polonia, senza uscire dall'Unione Europea, rispetto all'Italia, costa un terzo, o un operaio del Nord Africa che costa un euro all'ora contro i 10 euro all'ora che costa in Italia, quindi siamo ormai troppo dipendenti dalle importazioni dagli altri paesi. Io penso che il Covid-19 ci ha insegnato che bisogna fare molta attenzione, non si può lasciare un settore strategico come l'agricoltura totalmente legato alle importazioni da altri paesi, dobbiamo avere uno zoccolo duro, una produzione europea in grado di soddisfare le necessità per un periodo più lungo rispetto a quello che c'è adesso. C'è un tema, visto che l'ha citato ascoltandola, mi è venuto in mente, che è quello anche di paesi che fanno parte proprio dell'Unione, dove però
il costo di un operaio è molto più basso rispetto a un altro paese. Secondo lei andrebbero, perlomeno all'interno della stessa Unione Europea, uniformati questo tipo di costi, diciamo così? Questo è uno dei temi di più attuale discussione. C'è in discussione la riforma della politica agricola europea, che vorrebbe, nell'intenzione della Commissione, forse anche perché il commissario all'agricoltura è un polacco, diciamo omogeneizzare tutti gli aiuti all'agricoltura uguali, devono essere uguali per tutti nell'Unione Europea. Noi sosteniamo che, visto che un trattorista in Italia costa 1.400-1.500 euro al mese, in Polonia costa 300, non sia giusto, certo, dare gli stessi integrazioni al reddito a tutti i paesi. Quindi questa è una delle discussioni più accese che ci sono al momento, però sicuramente io penso che non sia giusto, perché in Italia abbiamo degli standard di sostenibilità molto più alti rispetto agli altri paesi che sono entrati da poco nell'Unione Europea, per non parlare di quelli al di fuori dell'Unione Europea. E quindi è giusto che questa sostenibilità e gli sforzi che fanno gli agricoltori per ottenerla sia retribuita da tutti quanti che poi ne beneficiamo. Allora, facciamo una breve pausa, così andiamo anche a sistemare il collegamento con il sindaco Castellano, che già intravedo, e torniamo subito dopo. Il tema l'avete compreso, scrivete 392-022-8020 se avete domande o considerazioni. Torniamo subito dopo una breve pausa. Siamo in contatto continuo con le istituzioni per girare le tue richieste e per tenerti informato. Unigros, con oltre 140 negozi, è la catena italiana per tutta la famiglia. Scopri le incredibili offerte sull'intimo e tessile per la casa. Da Unigros, grandi marche a piccoli prezzi. Ci trovi ad Avigliana e Collegno. Per costruire e ristrutturare la tua casa, ICOS, su 80.000 metri quadrati, seguito da professionisti, potrai vedere e toccare con mano tutto quello che ti serve e accostare gli elementi che potrai trovare a casa tua. Piastrelle e arredo bagno, porte e finestre, decorazioni, illuminazione, stufe e camini. Ti aspettiamo a Torino, in strada Castello di Mirafiori 272. Ampio parcheggio gratuito. Telefono 011 60 50 913. ICOS, la cittadella dell'edilizia e della casa. www.icos.to. Lo shopping è online. Suzuki è Smart Buy. Acquista online la tua Suzuki Hybrid. Prima rata tra 6 mesi. Suzuki. Come si può contrastare una minaccia invisibile? Rendendola visibile. Immuni è l'app che può aiutarci a contenere la diffusione del coronavirus. Come funziona? Se un utente risulta positivo, l'app informa, nel rispetto della privacy, gli altri utenti che sono entrati in contatto con lui, spezzando così la catena del contagio. Ma per farlo, dobbiamo scaricarla e usarla in tanti. Fallo anche tu. Un piccolo gesto per un grande paese. Ogni sabato su GRP. 4 luglio, Ferragosto a pezzi. Buona visione. Eccoci insieme a Non Vedo L'Ora, andiamo subito a collegarci, come promesso, con il sindaco di Tassarolo, Paolo Castellano. Ben trovato, io la vedo, spero anche di sentirla. Sì, mi sento molto bene di essere a voi e a tutti i telespettatori.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Guardi, con il presidente Brondelli, sa cosa abbiamo pensato proprio mentre c'erano delle difficoltà di collegamento? Che un altro tema che è emerso è quello del digital divide, questo digitale che dovrebbe unirci tutti e magari ci unisce con l'altra parte del mondo, a volte riesce a non coprire il nostro territorio, in questo caso parliamo del Piemonte, quindi è un problema molto attuale. Partiamo così, con un tema che non era nella nostra scaletta, ma insomma è un tema molto importante. Beh, è molto importante e attuale in questo periodo di emergenza Covid e quale per le istituzionali che sono proprio quelli di voi, i ragazzi che devono seguire le lezioni online. E in effetti, come dice lei, il problema c'è, specialmente in quelle aree tipo Passarolo, quindi parlo di un comune collinare, dove il collegamento internet, dove le linee non permettono una copertura totale, o comunque una buona copertura. Fortunatamente, diciamo che tutti i mali non vengono per nuocere, probabilmente ci sarà, grazie anche a questa emergenza, un'accelerazione da parte del governo nell'andare a portare internet o comunque a migliorare le coperture su quei territori che fino ad oggi hanno avuto questi grossi problemi. E di un mese fa circa il contatto che abbiamo avuto con Open Fiber per appunto la connessione internet sul nostro paese, e quindi sarà nei prossimi giorni anche Passarolo collegato con la fibra, e in quei luoghi dove la fibra non arriverà sicuramente ci sarà una copertura migliore. Ecco, questo per rispondere un attimo alle esigenze di tutte quelle famiglie, cittadini, alunni e aziende che comunque operano anche in questi territori. Ecco, così dico, abbiamo dato anche una buona notizia che insomma aiuterà sicuramente la vita di molti cittadini. Io prima in presentazione, Tassarolo, noi facciamo questo viaggio anche sui territori della nostra bellissima regione, ho detto di fianco a Gavi, sulle colline famose per il vino, spero aver detto niente di errato, magari però raccontiamo un pochettino. Tassarolo, immagino un posto bellissimo anche per farci delle gite in bici, cioè facciamo anche un po' di promozione perché il nostro territorio lo vogliamo promuovere. Certo, ha detto bene, Tassarolo si trova alle spalle di Novi Ligure, direzione Gavi, ci troviamo praticamente a metà strada tra Novi e Gavi, è un territorio prettamente collinare ed è un territorio dove la presenza dei vigneti e del cortese di Gavi indubbiamente domina. Ci troviamo a 250 metri circa sul livello del mare, quindi un territorio appunto prettamente collinare, boschivo, ci sono indubbiamente dei percorsi ciclabili, ci sono delle passeggiate, abbiamo un campo da golf, il Golf Club Colline del Gavi, che attira tantissimi appassionati soprattutto dalla Lombardia e dalla Liguria. E il territorio è molto molto bello e offre tantissimo, quindi dal turismo del vino a quelli che sono anche piatti tipici di questo territorio, che hanno, diciamo, piatti che hanno influenza ligure, quindi un misto ligure piemontese. E abbiamo tantissimo indubbiamente da offrire. La zona forse si... A proposito di cose da offrire, e visto che ha citato il turismo da vino, così coinvolgo anche il presidente, quanto mancano gli stranieri? Gli stranieri sono importantissimi per la nostra regione, per il nostro paese, per l'Italia in assoluto. Ricordiamo che c'è tutto un mondo legato al turismo del vino, visto che stiamo parlando di vino, che vedeva Gavi fra i protagonisti assoluti dell'enologia piemontese, che si è totalmente fermato. Si sono fermati i ristoranti, le enoteche, si sono fermati i turisti che venivano nelle nostre cantine per degustare e quindi poi per acquistare, per far conoscere in tutto il mondo, perché erano i migliori ambasciatori della qualità dei nostri prodotti, con il passaparola fra di loro, ritornando nei loro paesi parlando delle nostre cose.
c'è anche una legge ormai in Italia che disciplina l'enoturismo e che stava, diciamo, portando degli ottimi benefici a tutte le aziende vitivinicole. Con questo Covid si è fermato tutto, speriamo e sono sicuro che zone come quella del Gavi, che erano veramente in fortissima ascesa, si riprenderanno presto. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro l'ultima volta che ci siamo parlati c'era un tema che era quello dell'emergenza manodopera nei campi. Chiedo qual è la situazione oggi e poi, siccome prima il sindaco ci diceva questa emergenza ha lasciato delle cose buone, ovvero ha accelerato dei processi, così come io suppongo, anzi chiedo direttamente a entrambi, tra l'altro, ha accelerato questo parlare della manodopera nei campi, anche l'avvicinamento delle persone, visto che si faceva un gran parlare di italiani, stranieri, facendo questa divisione anche un po' forzata e tirata per i capelli a un certo punto perché era diventata politica e basta, sulla manodopera nei campi, qual è la situazione e cos'è cambiato? Sicuramente con la riapertura delle frontiere la situazione si è normalizzata. Io spero che non... dove ci sarà di nuovo bisogno di molta manodopera senza altri grossi problemi. Quello che abbiamo notato, Confagricoltura ha una piattaforma che si chiama AgriJob, dove ci si poteva iscrivere per offrire lavoro agricolo nelle aziende agricole, abbiamo notato che oltre l'85% delle domande che sono arrivate sono di italiani e molti di questi italiani che si sono dovuti forzatamente avvicinare al mondo dell'agricoltura perché sono rimasti senza lavoro, perché le loro attività erano ferme, abbiamo diversi casi in cui sono stati assunti e hanno visto che non è più un settore da vedere come una cosa antiquata e che fa parte del passato, ma che è un lavoro assolutamente dignitoso, a contatto con la natura, anche molto moderno in alcuni suoi aspetti, e quindi molti di loro ci hanno già detto che volentieri ritorneranno, si sono già offerti di tornare e di fermarsi e di imparare di più per avere una preparazione professionale che ormai è fondamentale anche in agricoltura, necessaria per fare di più e meglio. Quindi io spero che questa emergenza abbia risvegliato l'interesse per l'agricoltura anche in persone che non l'avevano più. Sindaco, stessa considerazione con il tema col quale abbiamo aperto, che il rilancio dei consumi può partire dall'agricoltura, un settore che è fondamentale. Certo, e abbiamo bisogno di figure non soltanto nelle grandi durante le grandi campagne, quindi la raccolta, la vendemmia, ma anche tutto l'anno. La natura non si ferma, quindi noi diciamo che anche in emergenza Covid indubbiamente le aziende agricole non si sono fermate, specialmente anche queste vitivinicole. Ecco, diciamo che indubbiamente le aziende, specialmente, io vi parlo della zona del Gavi, stanno soffrendo molto questa situazione, questa condizione, perché sono aziende che esportano la maggior parte del loro prodotto, quindi il loro prodotto va in paesi europei, quindi i principali sono sicuramente la Germania, i paesi del nord Europa, la Russia anche e la Svizzera e quant'altro. Poi abbiamo anche esportazioni importanti al di fuori dell'Europa, in particolare Cina piuttosto che Stati Uniti. Ecco, tutto questo mercato si è fermato, è completamente, diciamo, fermo, e il mercato interno, un mercato che, diciamo, a noi non dà molte soddisfazioni, noi inteso sempre Gavi, non dà molte soddisfazioni, anche perché innanzitutto le nostre aziende non sono aziende che possono vendere o comunque che vendono il loro vino ai supermercati, dove magari studio, per fortuna, in attesa di recuperare il sindaco. Allora, fase 3, meno burocrazia e tempi certi. Che cosa significa? Perché lo abbiamo sentito, è una ricetta che in tanti settori viene utilizzata. Cosa significa farlo veramente? Quali sono le necessità di questo settore? Farlo veramente significa semplificare, per esempio, tutte le incongruenze e i contrasti che ci sono a livello di norme fra le norme regolate dal governo statale e dalle regioni italiane. In Italia abbiamo 21
assessori regionali all'agricoltura che pensano di essere 21 ministri dell'agricoltura. In altri paesi, nostri partner europei, non è così. Pensiamo ai piani di sviluppo rurale. I piani di sviluppo rurale sono lo strumento principale che l'Unione Europea mette a disposizione delle aziende agricole per investire, per migliorarsi, per incrementare il loro fatturato. In altri paesi viene presentato un piano di sviluppo rurale che vale per tutto il territorio nazionale, in Italia ne presentiamo 21 diversi, quindi capisci che anche solo a Bruxelles per poterli correggere, valutare e vagliare ci mettono molto più tempo, infatti l'Italia è sempre negli ultimi a partire, fa sempre fatica a spendere tutti i fondi comunitari, mentre i nostri principali competitor, pensiamo agli spagnoli ma anche ai paesi dell'est, riescono in modo molto efficiente e velocemente a spendere tutte le risorse che l'Unione Europea dà. Purtroppo in Italia non succede, c'è bisogno di semplificare, c'è bisogno di sburocratizzare e c'è bisogno della fibra, come diceva il sindaco, in tutto il nostro territorio, perché ormai è troppo importante anche per la nostra attività. Facciamo un'altra breve pausa e torniamo, parliamo ancora di caccia, di vino e di tanti altri argomenti, restate con noi. Continuate a scriverci alla mail grp@grp.it. Mandate audio video messaggi al 392 022 8020. GRP Televisione è con voi. Forti e magri, riduci i chili superflui. Non è una dieta, ma cultura alimentare con integratori naturali per la trasformazione dei grassi a scopo energetico. Con il programma Forti e Magri di Gino San scoprirete la gioia di vivere ed essere felici. Forti e Magri di Gino San combatte la cellulite, il colesterolo, riduce l'infiammazione delle articolazioni, migliora il sistema circolatorio e riduce il peso corporeo. Gino San, naturopata olistico diplomato all'Università di Urbino, ti offre una consulenza gratuita a Torino in via Arcivescovado 5B. Gino San, 40 anni di esperienza, scienza, cultura e professionalità. Forti e magri, ritorna alla natura. Nicola Vernici, 130 anni di professionalità e competenza. Gruppo Farbelast SRL, produzione propria a 360 gradi. Vernici, accessori e materiali di supporto per tutte le esigenze, per privati e imprese. Linea di decorativi e carte da parati di alta qualità. Servizio di consulenza e preventivi in loco gratuiti. Nicola Vernici, a Torino, Corso Palermo 11. Stanco di fare code? Torino Facile è la tua porta d'ingresso per tutti i servizi digitali della città di Torino. Con Torino Facile puoi stampare certificati anagrafici e di stato civile, compilare autocertificazioni online e visualizzare le tue pratiche edilizie o richiederle via Skype. Puoi inoltrare la dichiarazione per il cambio di indirizzo o prenotare le pubblicazioni di matrimonio e molto altro ancora. www.torinofacile.it. Tutta tua la città. Insieme a Non Vedo L'Ora, torno subito finché ce l'ho dal sindaco di Tassarolo Castellano. Sindaco, parliamo anche un po' di caccia. Prima, non so se voleva aggiungere qualcosa quando è stato interrotto. Vabbè, quasi concluso. Mi dispiace, mi scuso veramente molto. Il collegamento so che è un po' problematico in queste zone. Ritorno al discorso di prima, speriamo nel prossimo futuro di migliorarlo. Ecco.
Comunque noi andiamo avanti, ne approfittiamo. Vogliamo parlare anche di caccia. Serve una legge nazionale? Che cosa serve? Qual è la situazione? Ma la legge nazionale, la 157 del 92, lo dice un po' l'anno, è un po' datata. È una legge appunto del 92 che indubbiamente aveva in quell'anno sicuramente delle buone prospettive. Oggi non è più così, la caccia è cambiata, è cambiato il territorio, sono cambiate anche nel mondo agricolo, anche le culture che si vanno a praticare, quindi indubbiamente la necessità di una revisione. E un cambiamento, una revisione della legge sulla caccia unito a sforzi da parte delle pubbliche amministrazioni, da parte anche degli enti locali, delle associazioni di categoria, sia agricole che venatorie, penso che possano dare un aiuto, un contributo che oggi si rende necessario e più che mai urgente. I danni purtroppo provocati negli ultimi anni sono veramente esponenziali sulle colture, ma poi non è soltanto un problema di colture agricole, il problema interessa tutta la società. Abbiamo problemi per quanto riguarda la viabilità stradale, in tutti i tipi di strade, dalle comunali alle autostrade. Abbiamo problemi per quanto riguarda anche la presenza, no, di questi ungulati all'interno delle città, dei paesi. Si è detto durante il lockdown che gli animali è come se si fossero riappropriati delle città, dei territori, no? Si è avuto questa impressione con tanti animali selvatici visti in centri abitati, no? Forse la natura che dava un segnale. C'è stata anche un po' di poesia attorno a questo concetto. E immagino che si riferiva anche a quello, no? Quando parlava di animali sempre più vicini all'abitato, diciamo così. Vero, assolutamente sì, sempre più vicino all'abitato. Indubbiamente ci sono stati giorni dove la presenza nel territorio era giusto degli animali, non si sentivano rumori, non si sentivano macchine, e queste condizioni ha creato per gli animali dei momenti diversi, quindi la loro uscita anche in momenti insoliti della giornata. È necessario, visto che ho parlato della 157, ecco, mettere mano a questa legge. Secondo me dobbiamo abbassare un po' tutti gli scudi, noi per primi, intendo agricoltori, ma anche le associazioni ambientaliste piuttosto che il mondo venatorio. Soltanto lavorando insieme e facendo delle proposte possiamo riuscire a trovare una soluzione. Io mi rendo conto che un branco di daini, un branco di caprioli, piuttosto che di cervi, è bellissimo, no? Vederli nella natura, vederli all'interno di un bosco. Però ecco, parliamo di un bosco. Il bosco non è proprietà, è proprietà di chiunque, no? È proprietà del demanio, quindi della popolazione, di chi vuole farsi una passeggiata. Allora, se in quel momento, in quel bosco, ci sono i numeri giusti, equilibrati di fauna, il bosco vive, il bosco è bellissimo. Se in quel bosco abbiamo un numero esponenziale di cervi, quel bosco nell'arco di pochi anni non ci sarà più, verrà completamente distrutto. Coinvolgo anche il Presidente su questo tema, perché insomma abbiamo intitolato quali strategie, bisogna abbassare un po' tutti gli scudi, tra virgolette, come diceva il Sindaco? Bisogna partire dal presupposto che c'è un sovrannumero di questi animali, molti di questi non hanno più nemici naturali, adesso c'è un po' il lupo che sta ritornando, ma anche questo sta diventando un problema per i nostri allevatori. Nessuno vuole sterminare questi
animali, è giusto che ci siano, bisogna ricondurli a un numero tollerabile e giusto di densità sul territorio. Sosteniamo dei costi ormai altissimi per gli incidenti stradali e per gli agricoltori è un danno. Lei si immagini di entrare in questo studio una mattina e vedere tutte le telecamere buttate per aria, i fili strappati, i tavoli, è quello che succede agli agricoltori molte mattine quando vanno nei loro frutteti, nei loro campi. E ci sono dei rimborsi molto tardivi da parte della regione che non ha più le risorse per sostenere queste cose. La fauna, gli animali sono patrimonio indisponibile dello Stato, quindi è lo Stato, in questo caso la Regione, che è responsabile di questi danni. Gli agricoltori vogliono semplicemente produrre, la nostra è un'attività economica, non siamo lì per fare beneficenza, per fare missionari, vogliamo poter lavorare, raccogliere i nostri prodotti e rivenderli. In molte zone della nostra Regione, soprattutto la popolazione di cinghiali e caprioli è ormai fuori controllo. Bisogna modificare le leggi in modo di consentire una giusta selezione, perché la caccia ormai è diventata una caccia di selezione, non è più un abbattimento indiscriminato come forse era qualche anno fa, che possa riportare questi animali nella giusta percentuale sul territorio a beneficio di tutti, sia dell'ambiente che degli animali stessi, perché ricordiamo che quando gli animali sono in sovrannumero poi si ammalano e non possono vivere nelle condizioni che sarebbe giusto che avessero. Quindi ci vuole buon senso da parte di tutti. Assolutamente sì. Cambiamo argomento, perché insomma ne ho un po' da affrontare e vorrei affrontare tutti. Parliamo del vino. Tassarolo, e comunque quella zona dell'Alessandrino in maniera particolare, ha tante aziende vitivinicole biologiche. Le vogliamo anche un po' raccontare, perché questa è un'eccellenza. Tassarolo un gran numero di aziende biologiche e biodinamiche. Queste aziende hanno scelto già da qualche anno di percorrere questa strada coltivando appunto i loro vigneti con queste tecniche. Alcune aziende addirittura praticano alcune attività al loro interno utilizzando cavalli da lavoro, con i cavalli chiudono quello che è un cerchio nella coltivazione biodinamica. Hanno capito che abbinando una coltivazione biologica, biodinamica al vino, quindi al territorio, riescono a presentare i loro prodotti con un biglietto da visita ai clienti, al mercato italiano, ma soprattutto quello straniero, in un altro modo. Quindi c'è un impatto a livello di immagine molto molto alto. Tutti quanti credono al biologico e uno dopo l'altro si sono praticamente tutti convertiti. Diciamo che a Tassarolo gli unici vigneti che non sono ad oggi coltivati da biologico sono piccoli appezzamenti che non fanno parte, diciamo, di quelle aziende che completano l'iter produttivo, quindi quelle aziende che non vinificano ma si limitano a vendere, diciamo, a vendere l'uva. Le altre, tutte quelle che vinificano, sono tutte biologiche e biodinamiche, quindi questa è la strada sul Tassarolo. Ma a quanto so anche dei miei colleghi, tante altre aziende negli 11 comuni che compongono appunto la DOCG del Chiavi, tante di queste aziende stanno anche loro seguendo questa strada. Presidente Brondelli, abbiamo intitolato, lo faremo tra pochissimo, vino smaltire le giacenze. Ne è avanzato troppo? Com'è la situazione? Perché chi vendeva la ristorazione, insomma, ha subito uno storno. Allora, bisogna essere obiettivi. I problemi sono per le aziende che rifornivano la ristorazione, il cosiddetto canale Horeca, quindi hotel, ristoranti, enoteche e cose varie. Chi riusciva a lavorare già da prima, che aveva dei canali aperti con la grande distribuzione piuttosto che il commercio online, è riuscito a ottenere dei buoni risultati. Il commercio del vino online è aumentato del 37% durante i mesi della quarantena. La grande distribuzione, essendo più difficile
fare la spesa, quindi chi andava a fare la spesa prendeva anche il vino che magari prima andava a prendersi nell'enoteca piuttosto che direttamente dal produttore, queste cose non si potevano più fare, quindi chi aveva questi canali è riuscito a avere dei buoni risultati. Chi invece si è visto, oppure come sono poi le aziende che più spiace vedere in difficoltà, perché sono le aziende di maggior qualità che hanno più investito sia in strutture che in marketing, che riforniva prevalentemente l'estero oppure i canali che dicevo prima, sono in grossa difficoltà perché praticamente da fine gennaio hanno avuto le vendite bloccate, vendite che stanno lentamente, io so che diversi miei colleghi produttori di vino stanno praticamente facendo da banca ai ristoratori con i quali magari lavorano da tanti anni, concedendogli sconti, concedendogli facilitazioni di pagamento, proprio per aiutare questa ripresa. Una ripresa che io spero che l'agroalimentare italiano e il vino in particolare, il vino piemontese, che in questi anni aveva avuto dei veri e propri boom, prima parlavamo del Gavi, il Gavi è uno dei vini più conosciuti ormai all'estero, parliamo di soprattutto degli Stati Uniti, ma della Gran Bretagna, dell'Inghilterra. Io spero che questa ripresa del settore agroalimentare e vinicolo in particolare riporti anche un po' una ripresa della socialità, no? Noi tutti sappiamo quanto è piacevole sedersi con degli amici, certo, avere una bella bottiglia di vino. Io penso che una delle cose che più mancate in questa pandemia sia anche questa socialità, quindi con tutte le cautele dovute ancora al caso dal punto di vista sanitario, io spero che la ripresa dei consumi del vino piemontese aiutino anche alla ripresa della nostra socialità, che è una delle cose che ci manca di più. Allora, io ho finito purtroppo il tempo a disposizione, ringrazio il sindaco Paolo Castellano, il sindaco di Tassarolo, per essere stato con noi, grazie mille. E ringrazio anche il presidente di Confagricoltura Alessandria, Luca Brondelli di Brondello, per essere stati qui con noi fisicamente. Grazie a voi per aver seguito, non vedo l'ora.